verso tre anni, il 5 febbraio del 41, avevo 18 anni. 18 anni ero di quella classe, la classe del 21, perché a un certo momento Mussolini decise che gli studenti universitari del 21 dovevano essere volontari di guerra. Volontari di guerra. Siccome sono del gennaio del 22, veni aggregato al 21. E un giorno mi capita la cartolina del segretario federale fascista di Sara: caro camerata, sei comandato a presentarti volontario al distretto militare per servire la pace. Io, perché giovane, perché stupido, stupido perché giovane, invece di trovarmi qualche malattia, andai al distretto, e dicevo, bene, bene. Insomma, dopo qualche mese di soldato semplice, si fece fare i corsi per caporale, poi i corsi per sergente, poi via sul fronte greco albanese. Lì mi pippai le ultime fasi della guerra, perché era verso il mese di aprile, e poi feci 9 mesi di occupazione. Poi venne spedito alla scuola ufficiali di Palermo. E quindi con 4 mesi e mezzo di preparazione approssimativa, eccetera, insomma, vabbè. Niente, andai in Erzegovina, presso la divisione di fanteria che fu investiti dalla quarta offensiva, la Weiss, l'offensiva bianca, no? Perdemmo molti effettivi, in quell'occasione fui incaricato di fare i parlamentari con i partigiani, perché per lo scambio dei prigionieri liberarono un ufficiale prigioniero, il tenente Ximenes, Francesco Ximenes, era sardo, con l'incarico di chiedere ai parlamentari, sotto vincolo di parola d'onore, che sarebbe rientrato in prigionia. Durante il periodo di mostra, io senti una situazione. A un certo punto entrarono degli alti ufficiali tedeschi, erano venuti a Mozart per parlare col comando ed erano ospiti a mensa, e si misero a parlare tra loro. E si dette caso che nel tavolo vicino fosse seduto un tenente di Firenze, tenente Persionessi, mi ricordo ancora il nome, che era insegnante di filologia germanica all'Università di Firenze, il quale sentì il discorso, cioè ascoltò il discorso, dove stavano parlando dell'ordine che avevano ricevuto, per cui era la zona occupata da noi, ma noi eravamo garanti, noi, insomma, la divisione dell'ordine pubblico e tutto. Avevano l'ordine di rossellare tutti gli ebrei e portarli in Germania. Finito di mangiare, Nessi si mise a rapporto con il generale, questo lo seppi dopo, no? E poi se ne parlò. Fece rapporto. Il generale immediatamente ti convoca gli ufficiali germanici e dice che mai, in nessun caso usò questi termini. Non poteva venire la consegna degli ebrei, perché se l'avesse fatto avrebbe leso l'onore dell'esercito italiano. Queste parole da pulpito sono comprese in diverse pubblicazioni jugoslave. Questo nel 42. Il treno fu bloccato, eccetera. Poi a un certo momento il generale, attraverso l'ufficio affari civili, dove c'era un capitano di Milano, Isaia si chiamava, che era antifascista, e attraverso l'ufficio affari civili convocò il rappresentante degli ebrei e disse loro del pericolo in cui si trovavano. Queste cose io le racconto in un libro che ho consegnato alla Mursia, il salvataggio degli ebrei in Jugoslavia durante la guerra. Poi a un certo momento la divisione fu spostata a Ragusa, a Dubrovnik, e lì a Ragusa stemmo un mese, poi fecero delle operazioni nel Biocovo e nel Mosso, e finimmo a Segna,
assegna a una settantina di chilometri da Trieste e lì ci consegna l'armistizio. All'armistizio che cosa accade? Il comando partigiano, c'era la tredicesima divisione partigiana, che era una divisione molto, molto dura, insomma, era come la chiamavano? Proletesca Udarna, cioè la tredicesima divisione proletaria Udarna d'assalto. Cosa voleva dire qui? In una riunione, la consulta di Stolitz e Tito, aveva dato un ordinamento un po' a tutte le forze armate, per cui, e tra l'altro, aveva stabilito quel che potrebbero essere i titoli onorifici, quando una divisione, un reparto, un grosso reparto si comportava molto bene in battaglia, allora aveva il titolo di divisione proletaria. Se si dimostrava particolarmente agguerrito in quelli tremendi, allora d'assalto, proletaria d'assalto, vuol dire che erano guai. E ci trovavamo di fronte, circondati dalle truppe di questa divisione. La divisione Udarna, tredicesima Udarna d'assalto, Veljko Kovačević si chiamava il comandante. E allora immediatamente ci inviarono un messaggio che intimava di consegnare le armi, l'8 di settembre, l'armistizio, no? E ci invitava a una riunione e per metterci d'accordo per la consegna lì. Insomma, io partecipai a questo incontro perché conoscevo, ero ufficiale di fanteria allora, sottotenente, e conoscevo la lingua croata, e lì partecipai a questa riunione, c'era il suo comandante che aveva un mitra che non finiva più, e c'era Vladimir Bakaric che era il commissario politico della Croazia, che poi diventerà presidente della Croazia dopo la guerra, che per la differenza degli altri che erano tutti pieni di pistole, di sole, che non più, aveva una rivoltellina piccola. Il mio intervento fu superfluo perché lui parlava benissimo italiano. E così assistenti, eccetera, loro si pose la consegna delle armi, e il generale rispose a muso duro che lui le armi non le consegnava perché una divisione senza armi era niente, sarebbe stato in maniera di tutti, eccetera. E sì, però ci lasciamo con l'impegno di rivedersi, di ritrovarsi. Infatti ci sono, insomma, nella notte tra il 10. E perché avevano dato, ero stato in precedenza inviato con una moto a portare un mio messaggio, e tornai indietro. Questo messaggio diceva che dovevamo consegnare senza tante storie le armi entro le ore 10 del 9 di settembre, nella notte sul 10. Io mi trovavo a comando perché avevano bisogno, casomai avessero chiesto qualcosa, intanto le truppe erano state ritirate dalle parti più avanzate, però abbiamo lasciato intatti collegamenti per vedere, insomma, non si poteva rompere del tutto, no? E a un certo momento, verso le 10, ero lì proprio a comando vicino al telefono, no? Perché nel caso mi avrebbero passato il telefono per tradurre, e a un certo momento sono al telefono e dico: allora mi siete decisi a lasciare le armi? E il generale dice: no, non ve le consegniamo, perché vogliamo arrivare a Fiume. Il suo scopo era di riportare la divisione intatta, tutte le altre divisioni erano state disarmate, erano condizioni impossibili. E allora subito dopo loro lasciano partire tre colpi di mortaio sulle nostre posizioni. Ricordo come se fosse detto il generale, da ordine di spedire tre colpi di obice su dove noi sapevamo che avevano il comando, perché era una postazione dominante.
Poco dopo sono al telefono, bestemmiano, finite, siete matti, per poco non ci avete fatto salire. Il generale Serafio vi ha traducato niente, loro ci hanno mandato 3 colpi di mortaio. Noi 3 colpi non saranno più grossi, ma sono sempre 3 colpi. Sentì una marea di bestemmie, poi cominciò l'inferno. Cielo era illuminato dalle traccianti, durò così fin l'alba. Poi chiesero di nuovo di parlare, perché anche loro dicevano. Poi io da documenti che ho avuto in seguito, di cui ho fotocopia, no? Il comandante aveva lasciato scritto che questi combattono come se fosse il 41, mentre l'esercito italiano. E allora arrivamo a una nuova riunione e trovamo l'intimazione di resa firmata dal rappresentante inglese del Medio Oriente, il maggiore Hunter, che stabiliva le condizioni, cioè una parte delle armi e degli equipaggiamenti a loro, con l'impegno che ci sarebbero stati restituiti in Italia dagli alleati e con il nostro impegno di combattere contro i tedeschi a Fiume, di bloccare i tedeschi. Infatti ci diedero il passo per Fiume e noi rientrammo a Fiume il 14 la scena finale fu simpaticissima, perché non solo rispettarono tutti i patti, ma quando dei partigiani rubavano una pistola a un ufficiale, gli diedero una pistola. Non era una beretta, era una tamburo, ma a Fiume, sul ponte, prima che si entrasse a Fiume, c'era un battaglione partigiano che presentava le armi alla divisione che rientrava in pace. Era un riconoscimento che sì, eravamo stati nemici, però avevamo nemici che non avevano commesso stragi, avevano combattuto e basta la guerra, no? A Fiume, lo stesso giorno, al pomeriggio, entrarono i tedeschi con i Tigre. La divisione era in difficoltà di schieramento, perché era schierata, era in attesa alla fluviale della stazione, quindi fu bloccata. Io per caso ero qui, avevo chiesto permesso di andare a trovare una persona amica, e così riuscì a salvarmi. Stessi lì per qualche giorno, la divisione andò in Germania, rifiutò di completarne, rifiutò in questo senso. Fu leale con i partigiani, perché si erano impegnati, lo sapevano i soldati, si erano impegnati a combattere contro i tedeschi, quindi niente, con ragione, finirono in Germania. Io riuscii a salvarmi e poi con un piroscafo giorni dopo procurai abiti civili e arrivai a Zara. Io sono di Zara. Arrivai a Zara, lì e cominciai a pensare seriamente da farsi, insomma, io no. E lì c'era formato una brigata partigiana italiana, formata da soldati ufficiali che si erano tratti dalla città, avevano costituito la brigata Goffredo Mameli, che contava circa 400 uomini, che al comando, il comandante era un ufficiale d'aviazione, Martinelli si chiamava, che aveva combattuto in Spagna, però aveva combattuto da parte fascista. Però lui comandava questa brigata, fu distrutta, di lui si perse notizia, probabilmente sono stati partigiani stessi a uccidere, perché si era messo in testa di voler liberare Zara dai tedeschi con 400 uomini. Verso Dicro la brigata fu attaccata con aerei, con carri armati e con truppe di terra, fu semidistrutta. E allora i resti della brigata furono accompagnati in salvo dai partigiani, diedero loro la possibilità di scelta, o andare con loro o essere inviati in Italia.
restituiti alla madre patria. Alcuni rimasero con i partigiani, altri furono portati a Segna, dove noi eravamo stati sorpresi dall'armistizio, e da lì con barconi trasferiti in Italia. E ormai la mammella era finita, allora io seppi una notizia di una centrale comunista di Zara, insomma, di una cellula. E se andai lì, dice, io vorrei partecipare alla guerra di liberazione, ma ci sono reparti italiani, battaglioni del nord, se non ci sono più, perché la mammella è stata distrutta, e se voi ci possiamo inviare a una brigata, a una divisione. Lì operava il cosiddetto ottavo corpus. Cos'erano i corpus? Dunque, all'inizio c'erano gruppi partigiani che si univano in reparti, eccetera, poi si organizzarono i battaglioni, poi si formarono queste unità anomale, l'ottavo corpus, che ha quattro divisioni, l'ottava, la nona, la diciannovesima e la ventesima di divisione. Ci possiamo inviare una di questa divisione. Allora io dissi questo, guardi, io vorrei andare in una divisione che non fosse implicata con Zara, perché a Zara c'erano i fascisti, c'erano anche, erano i miei concittadini, non avevo voglia di combattere contro i zaratini, anche i fascisti, insomma. E allora mi mandarono non alla divisione che era lì nella zona di Zara, alla diciannovesima, mi mandarono alla nona divisione che si trovava nella zona di Kling. Allora riuscì a filtrare attraverso i confini, mi vestirono, mi diedero degli abiti che sembravano un contadino, eccetera, con arnesi, proprio per filtrare attraverso le linee tedesche. Poi presi contatto con persone che mi avevano indicato, così passai a questa divisione, alla nona divisione, dove fui accolto prima con un certo sospetto. L'italiano, ma tu sei stato sotto le armi, ma io sono stato sotto le armi, ho combattuto anche contro di voi, hai combattuto contro di noi, ho combattuto contro di voi, cosa avrete a fare? Ma allora sei pronto a combattere con noi? Sì, io sono pronto a combattere con noi, purché mi teniate lontano, ingenuamente, da zone in cui combattono gli italiani, per questo.